Amici, cercate di non farvi distrarre dai monitor alle mie spalle perché potrebbe essercene qualcuno particolarmente interessante, ma stiamo sull'Inter in questo momento perché è stata un'altra giornata disastrosa. Lo so, c'è una scuola di pensiero che sa benissimo come risolvere i problemi. I problemi sono tutti causati dall'allenatore, al punto che, guarda, io non vedo l'ora che a giugno si cambia ancora una volta, così sarete tutti contenti e forse capirete quello che un pochino sto capendo io. E andava tutto bene fino a qualche giorno fa, siamo arrivati praticamente alla fine d'anno in una posizione classifica tranquilla, senza grossi problemi, anche devo dire in Coppa Italia, quando abbiamo ripreso ho detto cavoli, 6-2 al Benevento, non come l'anno prima con il Pordenone, quindi adesso siamo una squadra che addirittura si concentra, poi l'inferno. E allora l'inferno dobbiamo capire come nasce. Nasce con una squadra che si è completamente rilassata. È accaduto anche al Napoli col Milan. Napoli ormai è sicuro di arrivare secondo, sa che non può più prendere la Juve e fa queste prestazioni qua. L'Inter uguale, sa che può arrivare terza, tanto il Napoli non lo prende e fa queste prestazioni qui che fanno francamente pena. Il problema è che adesso l'Inter in realtà, continuando a giocare così perché l'Inter la conosciamo bene, rischia di essere coinvolta invece nella grande bagarra per la Champions League, ma ci sono dei problemi che sono incredibili. Improvvisamente scopriamo che da quando Icardi la mena col contratto anche Perisic se ne vuole andare, ma non ha un'offerta e quindi bisogna metterlo fuori. Nainggolan è già stato messo fuori rosa, ma come vedete non accenna nemmeno lontanamente a dimostrarsi professionista. Un altro che se ne vuole andare è Miranda. Pensavamo che Lautaro e Icardi insieme, no? Che Lautaro fosse già Batistuta, invece ci siamo resi conto che è maturo. Icardi risente un pochino del contratto, non l'ha mai fatto, ma secondo me comincia un pochino a risentire anche lui, perché tanto che non segna. Vogliamo vedere gli altri problemi? Persino Politano, che è un ragazzo intelligente, giudizioso, ha commesso una grave prova di immaturità facendosi cacciare negli ultimi minuti quando dovevamo prendere il pareggio. E così noi andiamo avanti con tutti i problemi personali che questi non professionisti antepongono all'Inter. Io lo dico da molto tempo, speravo che questo problema fosse risolto, ma così non è. E quindi deve intervenire al più presto, prego che intervenga al più presto, Beppe Marotta a dare una sterzata, perché certi problemi non li deve risolvere più l'allenatore, perché più che smettere fuori questo e mettere in panchina quell'altro l'allenatore non può fare. Qui ci deve essere la società. Brutta partita, vediamo di svegliarci perché altrimenti la situazione diventa pericolosa. Ciao a tutti e a presto.